Qual è la differenza tra un pensiero negativo e la magia nera? Non esiste differenza. A livello inconscio sono identicamente uguali. Cambia solo una cosa, che la magia nera tendenzialmente segue un rituale. Il pensiero negativo è visto come un qualcosa di normale o quantomeno accettabile in certe situazioni. Ma lasciamo da parte un attimo questo paragone che per alcuni può addirittura sembrare esagerato, ma parliamo piuttosto di come il pensiero positivo e il pensiero negativo siano due stili di vita completamente diversi e dove avere pensieri negativi non è mai a caso. Il pensiero è un prodotto, è un risultato di un qualcosa che sta alle spalle. Oggi, con questo video di risposta, io rispondo alla cara amica che fa parte della nostra community, Francesca, non lo so pronunciare bene adesso, probabilmente Francesca perché l'ho conosciuta anche online di persona. Lei dice, vabbè, mi fa un po' di complimenti e dice che c'ha una storia da raccontare e di portare pazienza un attimo per la lunghezza. Lei dice, a 16-17 anni, e guardate che è molto interessante, ero presa in giro per la mia bontà. Mi dicevano che sembravo molto stupida. In realtà ero solo senza memoria, dice lei. Mi scordavo di chi mi faceva del male, così ero soggetta a male ripetuto da chiunque. Però arriviamo al dunque. In una libreria vedo, cioè, c'è un errore di ortografia, scusate, vedo un libretto nero intitolato Diario di un pessimista. Autore Piagnino, tra l'altro, non lo so pronunciare, perdonatemi se magari voi lo conoscete, mi sarete di aiuto. Dentro solo pagine nere c'erano, perfetto per diventare il mio libro nero. Il titolo diventò: questo libro contiene tutte le memorie che vanno evitate, il motivo per evitarle, le persone parlano le memorie, e cominciai a scrivere. Dopo 30 anni, lei dice, ritrovo il libretto. Lo apro e mi prende un colpo. Perché? Tutte le persone che erano lì nominate o erano morti giovani e male o avevano avuto guai inenarrabili. Nessuno escluso, dice lei. Che tristezza e che pena. Oggi vedo gli altri con un altro punto di vista. Chi fa del male mi fa pena, perché ad ogni azione infausta si scava una fossa sempre più profonda. Ed è un po' il concetto anche della magia nera, ma lasciamolo da parte per un attimo. Vediamo quello che possiamo dire oggi con questo video per quanto riguarda il pensiero negativo e il pensiero positivo. E vediamo da dove questi partono e come si strutturano. Tutto questo, ovviamente, sempre dopo la magica sigla. Vi sarà capitato di avere, a periodi, a cicli, dei momenti dove avete pensieri positivi più frequenti, altri momenti dove avete una visione un po' più pessimistica della vita. Io ricordo, la mia vita ha avuto i suoi alti e bassi e ci sono stati momenti che potrei etichettarli come visione pessimistica della vita, un po' alla Giacomo Leopardi, per capirsi. Bene, da dove nasce il pessimismo? Il pessimismo o il pensiero negativo non nasce dal niente. Quindi una delle prime cose che noi dovremmo fare per primi è evitare di giudicare chi ha una visione pessimistica. Non è che non possiamo esprimere un'opinione che magari ci frutta anche una ricerca dentro noi stessi, ci mancherebbe. Ma il pensiero, che è energia come la legge, come la gravità, per esempio, e che ha conseguenze tutte sue, nasce da memorie genealogiche. Cioè, quello che accadde ai nostri avi e quello che accadde a noi fin da quando eravamo feto strutturerà per tutta la vita il nostro modo di pensare. È una sorta di informazione che sorge spontanea come tentativo di risoluzione di un dramma. Uno dirà, ma come? Se il pensiero negativo
crea problemi, non può essere una soluzione. Certo, non è una soluzione quella che noi abbiamo pensato rispetto al nostro pensare in negativo o quello degli altri, ma per il cervello quella è stata la soluzione addirittura migliore. Vi voglio fare degli esempi. Se noi siamo nati in una famiglia con una visione pessimistica, è molto più probabile che ce l'avremo anche noi. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Ora, il principio del clan, la legge di sopravvivenza, dice: ti devi adattare agli schemi. Ti devi adattare agli schemi familiari, altrimenti verrai escluso. Ma questa è una cosa di cui abbiamo avuto modo di parlare più e più volte e che va interiorizzata un attimino, perché è una strategia quella di seguire le orme dei propri avi, soprattutto dei propri genitori. Altrimenti, se siamo fuori dagli schemi, se siamo troppo felici, ci prendono per matti. Per esempio, l'idea che di fronte ad un funerale tu rida di gioia, come in alcune culture che fanno una festa, è vero, questo esiste in alcune culture, in Oriente per esempio. Se tu lo fai in certi contesti, e non occorre viaggiare chissà quanto, cioè di quello di festeggiare, gioire, perché questo essere ha probabilmente, direbbe un umano, visto una luce migliore, beh, ti prenderebbero per un matto. Quindi ti devi adattare ad una visione sociale, culturale, quello che vogliamo, collettiva e familiare. Arriviamo però ad un altro elemento che struttura la visione pessimistica, che è il perfetto incastro. Mi capita spesso, è una parola esagerata, mi capita spesso di avere situazioni dove c'è una visione pessimistica, ma quello che vi andrò dicendo c'è ogni tanto. Ipotizziamo che parliamo di Carlo, il quale, diciamo, ha una visione estremamente pessimistica in ambito economico-finanziario. Lui è sempre sfiduciato, non crede nel governo, vede una crisi in arrivo ogni due secondi, non riesce a reagire e via dicendo. Scopri, e qui arriviamo a delle cose realmente viste da me, che tre generazioni prima, un esempio, ci fu un avo che fu dimenticato. Ma quest'avo soffrì, poco prima di morire, di una perdita economica impressionante, dove fu denigrato, dove venne accusato, dove soffrì quindi con il sociale e con la famiglia che ne patì le conseguenze. Decise di togliersi la vita. Ora voi avrete ben capito che c'è un legame, ma non basta. Io ho trovato situazioni dove quello che aveva la visione più pessimistica in ambito finanziario, per capirci, aveva che quell'avo che si tolse la vita portava il suo stesso nome. Guarda caso, qual è la soluzione? Ma oggi non vi do rituali da seguire, quindi cose specifiche. Il mio è più un invito. Un invito a che cosa? Ad investire, come ho già detto più volte, su noi stessi. Frase che non nasce da me, ma da una mia collaboratrice, dalla Valentina, oggi dico il nome, che per me quella frase sembra un niente, ma dice tutto. Come puoi, disse lei, investire e volere che gli altri investano su di te se tu per primo non investi su te stesso? Cosa dovreste fare? Stabilire un tempo, un'ora, 10 minuti, e dire: questi mi possono cambiare la vita, e cercare degli agganci nella genealogia. Io vi ho fatto l'esempio di un tizio che, tra le altre cose, portava lo stesso nome, però non è che tutti i casi siano così diretti, dove c'è un pessimismo e una storia genealogica di un crollo economico. Ci sarà pure qua e là qualche esempio in linea con il tuo problema attuale. Facciamo un esempio che non era programmato. Non riesci ad avere un partner,
che sta più di 6 mesi con te, eppure ti consideri una brava persona che a livello sentimentale, insomma, ci sa anche fare, ecco, la rendiamo semplice, e che incontra persone che comunque sono anche brave persone, solo che il destino della vita vuole che più di un tot non state assieme. Bene, si scopre che la bisnonna, la nonna, rimase vedova prematuramente, con dei bambini piccolini. Qual è il dramma che passa, diciamo così, di generazione in generazione a livello sottile, a livello di inconscio familiare? Che quella bisnonna dice, attraverso l'inconscio, è meglio se non ti sposi, è meglio che non concepisci nessun figlio, altrimenti guarda come io ho sofferto di fame, di stenti. Innamorata, ho perso l'uomo che amavo, e via dicendo. Più voi carta e penna prendete nota di queste informazioni, più il cervello, quando fa 1 più 1, dice la memoria, diciamo l'evento originale, ha meno forza. Già ve l'ho citata questa cosa un sacco di volte perché è molto importante. Quando parliamo di discendenti, cosa possiamo dire rispetto al pensiero positivo, negativo e via dicendo? Ma la cosa più semplice e ovvia è che l'atteggiamento positivo dei genitori, nonni e via dicendo, è contagioso, ma non è sufficiente. Ok, lavorare le memorie genealogiche, riconoscere, ok, ma noi dobbiamo diventare un modello ben specifico. Ossia, di fronte ad una situazione difficile, noi veniamo visti come delle persone che reagiscono con l'idea, di fronte a un problema c'è sempre una soluzione. Ci metterò un minuto, ci metterò una settimana, ci metterò magari un anno, ma la soluzione la trovo. Questo, chiamiamolo entusiasmo, è l'elemento alla base del creare discendenti con una visione più ottimistica, e da lì tutto un modo di attirare situazioni ed eventi migliori per loro, è ovvio. Ora, sarebbe interessante che qui tra i commenti voi riportaste situazioni che avete notato, che vi riguardano in prima persona, che riguardano qualcuno che voi conoscete direttamente o indirettamente, che con una visione negativa ha avuto un certo tipo di risultati, una visione positiva qualcun altro ha avuto degli altri risultati. Ora, va visto ogni caso, insomma, va visto come un mondo a parte, è ovvio, però ecco, sarebbe interessante che diceste un qualcosa. Vi ricordo di mettere un bel like a questo video e di iscrivervi al mio canale di YouTube, qualora non l'aveste ancora fatto, e di cliccare sulla campanellina. Vi ricordo inoltre, qui sopra, per chi mi segue da Facebook, e qui sotto da YouTube, i 2 link. Il primissimo link vi permette di accedere alla mia pagina, dove potete, compilando dei moduli senza impegno, ottenere delle informazioni per poter fissare eventualmente una sessione privata con me di sblocco. Questo per quanto riguarda il primo dei moduli che vi appare in azzurro. Il secondo modulo invece è un modulo per richiedere informazioni sul ciclo di sessioni che è previsto per l'attivazione del talento della chiaroveggenza, con tanto di rilascio di certificato, di attestato, pardon, che io vi firmo, dove dichiaro che quella persona, cioè voi, avete raggiunto l'obiettivo e tutto quello che ne segue. Il secondo link invece vi porta alla pagina dei miei videocorsi, dove sono stato ripreso in varie città. Voi avrete uno schermo suddiviso in 2, da una parte le slide e dall'altra io che parlo. Ci sono le dispense, possono essere visibili questi videocorsi, lettura matrice e numerologia, tanto per dare 2 titoli, sia dal cellulare che dal tablet che dal computer, nei tempi che volete voi, potete tornare indietro, riascoltarmi, insomma è interessante il tutto. Bene, vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto, un grandissimo abbraccio dal vostro fabionezzac.net.